Ciao ragazzi e bentornati. Con la Ritmo Abarth 130 TC, lo Speed vs Garage apre un nuovo capitolo. Sì, perché ci sono delle auto che non si possono mettere a confronto. Sicuramente lei è l'evoluzione della 125 TC, ma abbiamo preferito dedicare una puntata solo a lei. Quindi andiamo a scoprire insieme questa raffinata elaborazione. La Ritmo Abarth 130 TC è una vettura a due volumi con carrozzeria a struttura portante, equipaggiata con un vialbro da 1.995 cm3 a 4 cilindri, con una potenza di 130 cavalli a 5.900 giri e senso di rotazione destrorso. L'alimentazione è affidata a due carburatori invertiti doppio corpo Weber da 40. L'accensione elettronica ad anticipo statico della Magneti Marelli, denominato Digiplex, elimina il tradizionale sprinterogeno, compreso il sistema d'anticipo centrifugo e pneumatico, sostituendo il tutto con un elaboratore elettronico. Il dispositivo può scegliere per ogni condizione di funzionamento fra i 512 valori d'anticipo immagazzinati nella sua memoria. Il modulo elettronico è costantemente informato circa le attuali condizioni di carico e numero giri del motore da due sensori elettromagnetici e da un sensore di pressione inserito nella centralina elettronica. A livello estetico, rispetto alle versioni di cilindrata minore, sono i passaruota sui parafanghi, le fasce sottoporta e l'alettone in gomma fissato nella parte bassa del portellone, dove è presente anche il logo Fiat Abarth. I quattro fari anteriori rendono il muso minaccioso e lo stemma Abarth accanto a quello Fiat fa capire a chi lo vede dallo specchietto retrovisore di non scherzare troppo. I cerchi lega originali da 14 pollici sono stati sostituiti con quelli da 15 della Delta integrale. Gli interni sono rigorosamente originali, con il cruscotto che riesce a dare ogni informazione possibile al pilota. La posizione di guida rimane buona, anche se i sedili nella guida sportiva non sono molto contenitivi. Grazie ai suoi imponenti carburatori doppio corpo, il 4 cilindri eroga un sound che le sportive moderne non possono neanche immaginare. Già dai bassi regimi la spinta sale in modo lineare e forte, con un tiro pazzesco. E nonostante i cerchi da 15 pollici, che offrono un grip superiore, non è difficile uscire da tornanti stretti con la ruota interna che pattina. Il cambio a 5 rapporti ha innesti morbidi, ma una corsa troppo lunga. Tutto questo però non crea problemi nelle scalate, anche perché la scelta giusta dei rapporti ha contribuito ad un'ottima ripresa, soprattutto nel misto stretto. L'assetto totalmente originale ha fatto sentire il peso degli anni, soprattutto nella taratura delle sospensioni. Sicuramente a livello stradale è ottimo, ma in pista il vistoso rollio non aiuta sicuramente a spuntare tempi di tutto rispetto. Ha bisogno di una guida molto pulita e dosare il gas nel modo giusto, allora le cose cambiano. Con tutti i controlli elettronici di oggi, è assurdo pensare che una sportiva di allora potesse montare i dischi sull'anteriore, a tamburo sul posteriore e assenza totale di ABS. Quindi l'unica sicurezza era il pilota. Effettivamente bisogna calibrare bene la spinta, ma nonostante tutto la sensibilità è buona. Anche la resistenza non è male, a patto di non esagerare e ritrovarsi così con le ruote bloccate nella guida intensa della pista. In conclusione, la Ritmo era una paciosa due volumi da famiglia, ma dopo essere stata punta dallo Scorpione è diventata veloce e grintosa, con un comportamento dinamico e divertente. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao e alla prossima! We don't go the same places that we used to go. We don't ride the same.
one and lay your head on.